È stato un percorso oscillante e ci sono stati momenti di grande sofferenza. Me ne ricordo uno. Sì, una posizione post-maurista, tra l'altro anche abbastanza, forse detta, penso, abbastanza in conflitto col personaggio, che io ho avuto anche l'avventura di incontrare su un'aereo, però per fortuna sua forse si è seduto abbastanza discosto da me, non era più ministro, abita però a Torino come me, perché io potessi fargli qualche domanda, per esempio su che cosa voleva dire. Ve lo lascio leggere perché va bene, il gioco di parole è su di breve, ma quando io ho letto questa cosa, che è una dichiarazione rilasciata dall'allora ministro Durante uno dei tanti eventi improntati al digitale e orientati al mediale, cioè ad avere risonanza sul media, che lui ha costruito nel periodo del suo ministero, mi sono chiesto davvero che cosa volesse dire. Cioè, come potesse pensare che io, che faccio mediazione didattica, se proprio devo dare una definizione al mio mestiere, mi potessi presentare a scuola con un libro. Non dite quanto è sminuente la parola di apparente. E però ci siamo trovati di fronte ad affermazioni di questo tipo. E tra l'altro questa è stata per certi aspetti la prima definizione coraggiosa, cioè che in qualche modo definiva un modello operativo e per una certa misura anche cognitivo. E per me c'era l'idea che i contenuti potessero essere raccolti dentro qualcosa di molto ridotto e però per